Zanadoni concede un turno di riposo a Pisano, a destra l'esterno difensivo del Cagliari è Perico, conferma da titolare per Lazzari, Nainggolan riserva. Reja non cambia la formazione d'avvio rispetto al match contro il Bari, ancora a fiducia Kozak, panchina per Floccari, con Muslera indisponibile, in porta Berni. 40esima direzione di gara in Serie A per Carmine Russo della sezione di Nola. Sul cross di Perico, Berni a vuoto, Nenè, palla sull'esterno della rete. L'errore di Berni. Sculli non trova lo spazio per il tiro, apre per Gonzales. Controllo iniziale di petto e conclusione di Gonzales. Hernanes, finta il cross con il sinistro. Prova con il destro, era fuori posizione Agazzi che deve recuperare. Ledesma dal corner. Kozak centrale e allora sicuro Agazzi. Va Hernanes. L'interno destro di Hernanes non trattiene Agazzi. Poi fischia Russo, irregolarità in attacco della squadra di Reja. Una spinta su Perico. Kossu, lancio, scatto di acqua fresca. Berni, acqua fresca e la palla finisce in rete, toccata da Diaz. Cagliari in vantaggio al 40esimo del primo tempo. Diaz poteva respingere ma è andato scoordinato e la palla è finita nel sacco. Gonzales, Ledesma, vorrebbe palla a Hernanes, Ledesma, carica il destro, la conclusione Agazzi non trattiene, il colpo di testa di Kozak, palla fuori. Lazio vicina al pareggio al 12esimo del secondo tempo. Hernanes, prova con il sinistro, Agazzi. Floccari, velocissimo, Floccari viene messo giù prima dell'ingresso in area, vede bene Russo che concede il calcio di punizione, c'è ammonizione per Canini che è diffidato, dunque Canini non potrà giocare per squalifica Bologna-Cagliari. Perico contro Radu, per linea esterna è Perico, crossa Missiroli, l'opportunità non sfruttata da Missiroli, era in posizione regolare Missiroli. Si lotta sulla tre quarti d'attacco del Cagliari, Conti, Missiroli, fermato Missiroli al momento della conclusione da Radu. Lazzari sulla palla, prova Conti, Berni, la potenza di Conti, 42esimo del secondo tempo. Al Sant'Elia, Cagliari 1, Lazio 0, è la nona vittoria del Cagliari di Donadoni, che ha battuto la Lazio, quarta in classifica, Lazio che non perdeva da 5 giornate.